Buon pomeriggio, professoressa Volpato. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Bentrovati a tutti voi che ci state seguendo in questo quarto appuntamento di Global Health Now, una rubrica di dialoghi online sui temi della salute globale, in vista del Festival della Salute Globale che si terrà a Padova dal 12 al 15 novembre. Oggi abbiamo il piacere di avere come nostro ospite la professoressa Chiara Volpato, professore ordinario di psicologia sociale presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca. Benvenuta. Grazie, grazie a voi per l'invito. La professoressa è anche autrice di numerosi libri, molti dei quali Sava Sandir editi la terza, e mi piacerebbe iniziare questa intervista parlando con lei della tematica della disuguaglianza. Lei ha scritto questo libro davvero molto interessante, Le radici psicologiche della disuguaglianza, in cui cita uno di quei dati che ormai ha fatto il giro del mondo, dato Oxfam, che ricorda che dal 2015 l'1% della popolazione mondiale è più ricco del 99% del resto del mondo. E sempre in quel libro lei cita numerosi economisti e premi Nobel che tra l'altro noi abbiamo avuto e abbiamo il piacere di ospitare in un altro nostro importante festival, quello dell'economia, come Angus Deaton, Joseph Stiglitz, ma anche Thomas Piketty, tutti concordi nel dire che le disuguaglianze economiche e sociali hanno costi altissimi per la società in cui viviamo. Prendo un testo, cito brevemente, la popolazione dei paesi con alti tassi di disuguaglianza presenta, rispetto a quella dei paesi con minori disuguaglianze, minore aspettativa di vita, maggiori problemi di salute fisica e psichica, maggiori tensioni sociali dovute a livelli più elevati di aggressività, razzismo e violenza, minore mobilità sociale. Dunque, già prima dello scoppio della pandemia, la nostra società era una società già profondamente disuguale? Com'era la situazione? Ce lo può raccontare? Com'era e com'è, o forse sta peggiorando ulteriormente. Sì, viviamo in una società molto disuguale, sto parlando dei paesi occidentali, ma non solo, perché le disuguaglianze sono sostanzialmente un fenomeno mondiale. Parliamo sia di disuguaglianze tra paesi, sia di disuguaglianze all'interno dei singoli paesi, di ciascun paese. Un dato che mi pare importante mettere in luce è che le disuguaglianze sono in grande aumento negli ultimi 40 anni. Proprio il dato da cui partirei, che è un dato che è stato messo molto bene in luce dai libri di Thomas Piketty, è il dato che ci dice che le disuguaglianze non sono qualcosa di ineluttabile e non sono qualcosa di costante nel tempo. Le disuguaglianze potremmo dire che sono una costruzione storica. Ci sono stati nella storia dell'umanità dei picchi di disuguaglianza. Dei picchi di disuguaglianza li abbiamo avuti nel passato, più recentemente li abbiamo avuti negli ultimi, cioè le disuguaglianze stanno molto salendo negli ultimi 40 anni. Perché il Novecento è stato un secolo molto particolare da questo punto di vista. Il Novecento inizia con uno dei picchi storici della disuguaglianza, enormi disuguaglianze all'interno, parliamo dei paesi a noi più vicini, dei paesi occidentali, sia Stati Uniti che paesi europei. Poi, un po' a causa delle due guerre mondiali, a causa delle crisi economiche, in particolare della crisi del 29, ma anche a causa delle politiche che vengono implementate da molti governi occidentali nel secondo dopoguerra, le disuguaglianze diminuiscono. Assistiamo a una forte contrazione delle disuguaglianze e che si traduce in un aumento del benessere di tutta la popolazione. Questa fase positiva, Piketty li ha definiti i 30 anni gloriosi, che andrebbero appunto dal 45 alla metà degli anni 70, si interrompe verso gli anni 80
E da quel momento abbiamo invece una risalita delle disuguaglianze molto accentuata. E questa è la situazione nella quale stiamo vivendo, diciamo così, in questo momento. E le disuguaglianze si accompagnano a quei costi individuali e sociali che lei sottolineava prima, che sono costi soprattutto a livello di salute fisica, ma anche psichica delle persone, e a livello anche abbiamo dei costi più collettivi, diciamo. Per esempio, un dato che mi sembra importante mettere in luce è che quando crescono le disuguaglianze, decresce la fiducia tra le persone. Decresce la fiducia sia a livello interpersonale, sia la fiducia, per esempio, nelle istituzioni, perché probabilmente sorge nelle persone il pensiero che le istituzioni non si preoccupino a sufficienza di loro, e questo è ovviamente più accentuato negli strati della popolazione meno favoriti. Quindi c'è una sfiducia che si traduce in meno partecipazione alla vita civile, alla vita politica del paese, e si traduce anche in una minaccia per la democrazia, perché una minor partecipazione diventa anche una minor fiducia anche nel sistema democratico. E questa è un po' la situazione di fronte alla quale siamo in questo momento. Beh, infatti è pericoloso fare il paragone e pensare alla pandemia della febbre dell'influenza spagnola giusto qualche anno prima della Prima Guerra Mondiale e quello che è successo dopo. Quindi sì, lei da psicologa sociale va oltre la descrizione della società disuguale, ma cerca di spiegare quali sono i fattori psicologici che determinano le disuguaglianze. Ci può illustrare brevemente quali sono questi fattori psicologici? Allora, penso, parto dal fatto che le disuguaglianze costituiscono uno dei maggiori problemi che l'umanità ha di fronte in questo momento, e che per analizzarle, per studiarle, ma anche per cercare di trovare delle soluzioni di fronte a questo problema, ci vuole, a mio parere, uno sforzo interdisciplinare. Nessuna disciplina può affrontare questo problema. Allora, io non so se direi che ci sono delle determinanti psicologiche delle disuguaglianze, nel senso che probabilmente le determinanti delle disuguaglianze sono soprattutto di tipo economico, di tipo sociale, di tipo politico, però sicuramente ci sono degli aspetti psicologici che concorrono alla costruzione o alla distruzione delle disuguaglianze. E questi sono gli aspetti che volevo mettere in luce, che mi interessano di più. Noi ci possiamo chiedere perché, in un certo senso, tutti noi sopportiamo un clima e delle condizioni sociali così diseguali. E soprattutto si potrebbe andare al di là di questo e anche chiedersi perché le disuguaglianze, spesso un sistema sociale disuguale, viene giustificato, legittimato, accettato anche da coloro che dalla disuguaglianza hanno tutto da perdere. Perché se noi pensiamo alle classi sociali privilegiate, all'1% di cui lei parlava prima, è chiaro che hanno tutto l'interesse a mantenere una situazione di disuguaglianza di questo livello, e quindi anche dal punto di vista psicologico possiamo vedere quali sono i meccanismi che in queste persone sostengono il privilegio, no? Sostengono la disuguaglianza, che sono soprattutto, ci sono vari processi, ne potremmo parlare a più livelli, ma sono soprattutto dei processi di attribuzione, autoattribuzione del merito. Io sono più ricco, più potente, no? Appartengo a questa elite mondiale perché me lo merito, no? E ci sono tutta una serie di processi anche psicologici, appunto, di attribuzione interna di quello che è un successo.
Forse più interessante, perché più complicato, più ambivalente, più complesso, è pensare alla posizione di coloro che invece dalle disuguaglianze hanno tutto da perdere. Come mai queste persone si ribellano poco alle disuguaglianze? Come mai ci sono alcuni storici come Zinn che hanno messo in luce come la ribellione nella storia sia molto rara, tutto sommato. Abbiamo più momenti, più decenni, più secoli di soggezione di quanto siano i momenti invece in cui c'è la costruzione, il tentativo di costruzione di qualche cosa di diverso. E per rispondere a questa domanda, quella che potremmo definire l'enigma del consenso, no? Come mai c'è questo consenso? Sicuramente è molto importante mettere in luce degli aspetti psicologici, che sono degli aspetti in alcuni casi di interiorizzazione dell'inferiorità. Se io appartengo ad un ceto inferiore, vengo definito da tutta una serie di stereotipi negativi, per esempio. Questi stereotipi negativi mi definiscono fin dalle prime fasi della mia socializzazione, fin da quando sono un bambino, e io posso crescere accettando questo tipo di stereotipi, questo tipo di definizioni che sanciscono in qualche modo la mia inferiorità. E quindi posso crescere pensando che effettivamente io, il mio gruppo, la mia famiglia, meritiamo meno di altri, siamo meno dotati di altri, no? Questa è una situazione in qualche modo estrema, ci sono situazioni diverse, come probabilmente le situazioni nelle quali noi tutti viviamo oggi, che sono delle situazioni, per esempio, in cui è molto chiaro il gioco di stereotipi complementari. Alle persone di bassa classe sociale si danno sì, degli stereotipi spesso negativi, come che sono persone che non hanno una grande competitività, che non hanno una grande voglia di fare, che magari sono pigri, eccetera, però sono anche brave persone, sono persone magari affettuose, sul privato, eccetera. Gli si assegnano degli stereotipi che hanno a che fare col calore, mentre a persone di classe sociale elevata, favorita, eccetera, si assegnano tutta una serie di stereotipi che hanno a che fare con la competenza. Quindi sono bravi, capaci, intelligenti, magari più freddi sul piano interpersonale. Questo gioco di stereotipi complementari aiuta, per esempio, a mantenere la disuguaglianza, perché le persone hanno bisogno in qualche modo di vivere, di accettare la situazione in cui vivono. E quindi spesso ci sono questi fenomeni che aiutano in qualche modo a mantenere lo status quo a livello, intendo, psicologico, no? E poi si potrebbe approfondire maggiormente questi temi, però è questo che potrebbe essere interessante proprio andare ad analizzare. Perché e quali processi psicologici portano qualcuno a sentirsi superiore agli altri, e quindi in nome di questa superiorità giustificare il proprio privilegio. Un altro fenomeno che noi vediamo spesso con le persone che appartengono a queste classi favorite è la negazione del privilegio, cioè non vedono di essere dei privilegiati, pensano sempre che siano gli altri a essere privilegiati, no? Invece i sentimenti vissuti, appunto i processi di chi sta dall'altra parte, diciamo, di chi sta. E poi tutti noi abbiamo bisogno di una serie di strategie per gestire il nostro stare con gli altri, il nostro essere nel mondo, eccetera. E direi che la psicologia sociale in questo momento sta analizzando queste strategie. Ed è interessante vedere come ciascuno di noi modula il suo comportamento a seconda di chi gli sta di fronte. E quindi ciascuno di noi gestisce il proprio comportamento in maniera diversa a seconda che chi gli sta di fronte sia una persona di alto o di basso status, per esempio. E questi sono gli studi che si stanno facendo un pochino in questo momento.
È tutto molto interessante, potrebbe essere anche appunto una piccola autoanalisi che ciascuno di noi potrebbe fare per pensare agli stereotipi che ognuno di noi associa a se stesso e ai gruppi che ci stanno intorno. Ed è molto interessante secondo me il fatto che tutto parte da una critica a questa ideologia della meritocrazia con cui siamo cresciuti un po' tutti noi della mia generazione, e quest'idea anche del sogno americano, del self-made man, e del fatto che ce la si può fare quando, come lei giustamente ricorda nel suo libro, tutte le ricerche e gli studi dimostrano il contrario, principalmente è proprio il contrario, è la posizione sociale, è il luogo e la posizione sociale in cui si nasce che determinano le abilità, gli interessi e il talento di una persona e non viceversa, come invece Certo, ci vogliono far certo. credere, magari anche giustamente perché può sperare in un mondo migliore, però è vero che purtroppo la realtà è diversa. Un dato molto importante che bisognerebbe tenere molto presente in questo momento è che la mobilità sociale nei nostri paesi è decisamente più bassa di quanto noi di solito crediamo e quindi che la posizione sociale di partenza è difficile da abbandonare e che è la posizione sociale di partenza che determina il nostro essere nel mondo, determina il nostro habitus, determina poi molto spesso anche le nostre possibilità di muoverci, diciamo, no? Negli anni poi di vita, negli anni futuri, eccetera. A proposito di spostamenti, torniamo all'attualità della pandemia e del Covid-19. Sempre in tema di disuguaglianze, il virus sembra democratico, nel senso che dovrebbe colpire tutti allo stesso modo, comunque tutti dovremmo avere la stessa probabilità di essere contagiati. Eppure, anche qui, guardandoci intorno e vedendo i primi dati, ci rendiamo conto che non è proprio così, dal fatto che gli anziani sono molto più a rischio dei giovani, dal fatto che chi è più ricco può curarsi con maggiore facilità e di più di chi è più povero. Ci sono quelle cartine di New York che indicano il tasso di contagi nelle zone più ricche e più povere, che sono un elemento, no, molto chiaro delle disuguaglianze. Quindi questa pandemia rischia di aumentare le disuguaglianze, le sta già aumentando? Secondo me assolutamente sì. Sicuramente il virus non è democratico, cioè in teoria lo sarebbe, ma poi nella concreta realtà sociale non lo è. Qui sarebbe interessante fare un discorso anche un po' storico, perché quando si parla di compressione, diminuzione delle disuguaglianze a livello storico, spesso si dice che le epidemie sono servite storicamente a diminuire le disuguaglianze. C'è un bel libro di Walter Schneidel che si intitola La grande livellatrice. Schneider è uno storico che insegna a Stanford, uno storico austriaco che insegna negli Stati Uniti, il quale si è occupato di quali sono state storicamente le forze che hanno contribuito alla diminuzione delle disuguaglianze e ne ha identificate quattro, che sono le grandi guerre, le rivoluzioni come la rivoluzione russa o cinese, il crollo, proprio la demolizione, lui dice, dello Stato quando crolla un impero, pensiamo per esempio al crollo dell'impero romano, e il quarto fattore, lui dice che ognuno di questi fattori è paragonabile a uno dei cavalieri dell'Apocalisse, il quarto cavaliere sono le epidemie. E dedica molto spazio, un lungo capitolo del libro a questo e analizza il ruolo che hanno avuto nella storia le epidemie nel livellare appunto le disuguaglianze. Però, allora, teoricamente anche la pandemia alla quale assistiamo dovrebbe avere un ruolo del genere se seguissimo questo discorso, però in realtà le cose oggi sono diverse. Perché intanto la pandemia, pur essendo globale, pur essendo molto
pesante sul piano delle perdite umane, eccetera, non ha gli stessi effetti che avevano le epidemie del passato. Se noi pensiamo per esempio alla peste del 300, quella di Boccaccio, tanto per ricordare, la peste nera pare che abbia spazzato via un terzo della popolazione europea. Quindi le cifre dei morti sono comunque completamente diverse dalle cifre presenti. In quell'epoca, spazzando via un terzo della popolazione, succedeva che, per esempio, non c'era più c'era molto meno concorrenza tra i lavoratori, quindi si alzavano i salari, perché erano meno i lavoratori disponibili. Nel momento in cui si riprendeva il lavoro, passata l'epidemia, eccetera, questi avevano una forza contrattuale diversa. E le risorse venivano più ripartite, diciamo, all'interno della popolazione. Oggi, dicevo prima, la pandemia è comunque meno letale di allora, non avrà lo stesso tipo di effetto. Abbiamo delle cure, inoltre, che sono quelle che causano questa minore letalità, le quali sono spesso cure di classe. Questo lo vediamo molto più negli Stati Uniti rispetto ai paesi europei, perché gli Stati Uniti, come sappiamo, non hanno una sanità pubblica come hanno la maggior parte dei paesi europei, e quindi negli Stati Uniti l'accesso alla cura è un accesso che è determinato dalla classe sociale, dalla posizione sociale. Io ho visto dei dati che effettivamente erano molto impressionanti rispetto agli Stati Uniti, perché erano dei dati che dicevano che adesso non ricordo esattamente, ma alcuni parlavano del 42%, altri salivano sopra il 50% dei morti appartengono alla popolazione nera afroamericana, che sappiamo essere il 12% della popolazione degli interi Stati Uniti, quindi c'è veramente una sproporzione enorme. La pandemia diventa una malattia che ha a che fare con la classe sociale, con l'etnia delle persone. E in più, anche quelle che potranno essere conseguenze negative, no? a lungo termine, per esempio le conseguenze economiche, eccetera, sembrano essere delle conseguenze che colpiscono soprattutto le fasce inferiori della popolazione, che sono quelle che hanno dei lavori più precari, meno sicuri, dei lavori e che saranno le prime a diventare disoccupate, insomma. Quindi direi che da questo punto di vista non avrei dubbi nel dire che sicuramente la pandemia attuale, se non ci sono interventi importanti ma molto mirati anche da questo punto di vista, rischia di essere un aggravamento, non un miglioramento della situazione. Ma infatti ci sono anche già molti dati che confermano questa tesi. Qualche giorno fa l'UNICEF, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i diritti dei bambini, ha lanciato un allarme perché nel mondo all'unisono 830 milioni, mi sembra, bambini che non stanno andando a scuola, e circa la metà di questi non ha accesso a un computer. Ovviamente parliamo della maggior parte dell'Africa subsahariana, il sud-est asiatico, ma anche il 40% degli studenti non ha accesso a internet. Quindi questa pandemia che cosa implica per gli studenti? Sì, implica appunto una perdita pesante, effettiva del diritto allo studio, no? Del diritto all'istruzione, e ancora una volta è una perdita che va a incidere soprattutto sulle persone che frequentano le scuole nei quartieri più disagiati, le scuole meno favorite, eccetera. Noi viviamo in un paese che garantisce l'istruzione a tutti, però sappiamo tutti che le scuole sono in realtà molto differenziate, spesso anche all'interno della stessa città. Ci sono scuole in quartieri più fortunati, più benestanti, e scuole in quartieri meno fortunati e meno benestanti, che sono profondamente diverse tra di loro. E poi gli studenti stessi
possono avere o non avere quei mezzi e quelle possibilità di connessione che rendono possibile appunto la continuazione dell'istruzione, della scuola online, eccetera. Anche qui bisognerebbe investire su questo, perché noi sappiamo che l'istruzione, perlomeno questo ci dicono tutti coloro che si sono occupati di questo, è il primo e forse il più potente mezzo di contrazione della disuguaglianza, di appiattimento della disuguaglianza, perché più aumenta l'accesso all'istruzione, l'accesso alla cultura, meno disuguaglianza abbiamo, cioè una scuola pubblica, una scuola uguale per tutti è qualcosa che pone i bambini, che cerca di porre i bambini un po' allo stesso livello, diciamo, nel momento in cui manca, viene a mancare come sta succedendo in Italia per molti mesi, ci saranno i bambini di alcune famiglie che verranno seguiti in un certo modo in famiglia, che potranno uscire da questa esperienza magari più ricchi dal punto di vista culturale, intendo, e ci saranno bambini che sicuramente usciranno più poveri e probabilmente ci sarà anche un aumento dell'abbandono scolastico dovuto a questa pandemia. Eh sì. Purtroppo i dati ci dicono questo. Un altro gruppo sociale fortemente colpito dalla pandemia sono le donne. Lei ha pubblicato un altro libro molto interessante dal titolo Psicologia del maschilismo, in cui fa una profonda analisi del maschilismo e della cultura maschilista che ci ritroviamo in Italia. Analizzando situazioni sia sul posto di lavoro, ma sulla politica, sui media, e in che modo questa pandemia rende le donne doppiamente vittime del virus in questi giorni? Beh, le rende, diciamo che la pandemia penalizza, le donne possono diventare delle vittime particolari, diciamo, della pandemia. Primo perché le donne sono meno fragili, cioè sono, scusi, più fragili sul piano economico rispetto agli uomini. Come sappiamo, occupano posizioni nel campo del lavoro, in genere più posizioni subordinate rispetto a quelle che sono occupate dagli uomini, e quindi sono anche posizioni più fragili. Probabilmente i tassi di licenziamento, di lavoro precario, di perdita del lavoro saranno più alti per le donne che per gli uomini. Accanto a questo, le donne tradizionalmente e nel nostro paese ancora moltissimo si occupano del lavoro di cura in maniera molto più pesante rispetto agli uomini, e quindi per esempio il fatto di avere i figli, i bambini a casa in questo periodo è qualcosa che graverà, e senza direi l'aiuto dei tradizionali in un paese come il nostro, dei nonni, e tutto questo graverà a maggior ragione ancora di più sulle spalle delle donne rispetto agli uomini. Questo per quanto riguarda l'Italia, però possiamo fare lo stesso discorso, penso tranquillamente, per la gran parte dei paesi del mondo, e probabilmente nei paesi meno ricchi dei paesi occidentali questo discorso sarà ancora più grave. Se noi guardiamo per esempio i dati che riguardano le persone che al mondo soffrono la fame, o le persone che al mondo sono vicine, diciamo, a questo tipo di problema, quindi quegli 800 milioni di persone più povere sulla faccia della terra, noi sappiamo che sono composti questi 800 milioni in gran parte da donne. Sia perché le donne sono, appunto, come dicevo prima, più fragili sul piano economico, eccetera, sia perché molto spesso, quando siamo in queste situazioni estreme, sono le donne che hanno la cura dei figli, e quindi non sono sole di fronte, per esempio, alla carestia, alla fame, eccetera, ma sono
insieme a loro hanno anche l'onere, diciamo così, dei figli, e questo le porta ad essere in primo piano tra coloro che appunto sono in una condizione di assoluta precarietà. Anche questa disuguaglianza rischia di essere, penso, aumentata dalla pandemia. Una piccola parentesi che ci porta fuori dal tema pandemia, ma che mi ha colpito molto nel suo libro, sì, è che lei spiega, un po' ritornando alla una delle prime domande che le avevo fatto prima, ma la dinamica psicologica che fa sentire le vittime colpevoli, quindi quella dinamica psicologica che rende, che in qualche modo fa autolegittimare se stessi ad essere subordinati. E questa è una dinamica che, quando si parla soprattutto di violenza contro le donne, è tipica, e anche perché si mischia con le tematiche affettive, l'amore e tutte altre emozioni. E ci può spiegare meglio come funziona e perché succede? Beh, questo è qualcosa che è stato studiato, trovato da tanto tempo. Molto spesso le vittime danno la colpa a sé, interiorizzano un po' la loro situazione e si assumono la colpa di quello che loro succede. Molto spesso anche però le persone, gli osservatori esterni, diciamo così, colpevolizzano le vittime. Questo sembra essere un meccanismo che si ritrova in molte situazioni sociali, di fronte a molte sofferenze. Le donne vittime di violenza spesso si trovano in questa situazione, no? Una donna che viene aggredita, per esempio, per strada, spesso una delle prime domande che le persone si fanno è: ma perché è uscita da sola di sera? Perché era vestita in quel modo anziché nell'altro? Cioè, c'è come un bisogno di pensare, secondo alcuni autori perlomeno, di vivere in un mondo giusto, e quindi un bisogno in qualche modo di salvaguardare, no? Quest'idea che si ha che il mondo tutto sommato sia un mondo che ricompensa chi se lo merita e punisce chi non se lo merita, e quindi che anche quello che succede a una vittima abbia in qualche modo una sua responsabilità, si cerca in qualche modo la responsabilità anche delle vittime, e questo si succede in particolare alle donne, perché poi in particolare le donne sono delle sono appunto, come dicevo prima, in una situazione più fragile, e quindi sono loro stesse portate ad assumere in qualche modo la responsabilità di quello che a loro succede. Sì, no, è un problema importante, penso che avremo anche modo di trattarlo con delle ONG che si occupano proprio di violenza contro le donne nei prossimi appuntamenti. Sì, un dato, scusi, così per completare, un dato che leggevo in questi giorni è che non solo in Italia, ma avevo visto anche dei dati inglesi, eccetera, sembrano aumentare le violenze contro le donne in questo periodo, ed è una cosa intuitiva, perché nel momento in cui siamo in uno stato, diciamo così, di reclusione in casa, eccetera, le interazioni all'interno della famiglia possono aumentare, e queste interazioni possono diventare anche violente, possiamo gli episodi di violenza possono appunto aumentare in questa situazione. Adesso infatti vorrei tornare all'altro grande tema che vorremmo affrontare oggi in questa diretta, che è quello della deumanizzazione. Lei ha scritto un libro che si intitola Deumanizzazione, come si legittima la violenza. Che cosa intendiamo esattamente con questo termine, e in che modo il virus ci rende meno umani? Allora, la deumanizzazione potremmo dire che è un'estremizzazione del pregiudizio.
è quando noi consideriamo l'altro come meno umano di noi e possiamo avere delle forme manifeste, esplicite, no? Violente di deumanizzazione. Quando io penso di un'altra persona che è una bestia, dico che è un mostro, che è una bestia, che è un diavolo. Queste sono forme deumanizzanti perché gli sto sottraendo umanità. Ci sono poi anche, sono state studiate in questi ultimi decenni, delle forme di deumanizzazione cosiddetta sottile, vale a dire quando noi implicitamente, senza rendercene conto a volte, sottraiamo umanità all'altro e quindi così pensiamo che noi o le persone che appartengono al nostro gruppo incarniamo l'umanità, e invece le persone che appartengono ad un altro gruppo sono magari brave persone, però un po' meno umane di noi, per esempio un po' meno capaci di esperire determinati sentimenti, no? Meno capaci di provare delle emozioni di tipo superiore e così via. Ora, secondo me, a livello così psicologico, la pandemia può avere anche questi, può avere un effetto negativo di aumentare le percezioni deumanizzanti. Noi l'abbiamo visto, per esempio, ci sono stati vari episodi, ne hanno parlato i mass media, nei primi giorni, nel primo periodo della pandemia, quando la pandemia colpiva soprattutto la Cina, ci sono stati vari episodi di aggressività nei confronti di persone cinesi che stavano in Europa, che stavano negli altri paesi. E queste persone sono state trattate da virus. Non so se penso che sia facile per tutti ricordare, perché l'abbiamo visto sui giornali, l'abbiamo visto nei social, eccetera, che delle persone sono state aggredite. C'era addirittura un giorno un ragazzo con un cartello che diceva: io non sono un virus, sono una persona, no? Un ragazzo cinese che mostrava questo, eccetera. E perché? Perché molto spesso, questo ricorda un po' l'antico discorso degli untori, c'è questa percezione che la malattia venga dall'altro. E quando abbiamo questa percezione che la malattia venga dall'altro, compiamo, è facile perlomeno, compiere un tipo di deumanizzazione che si chiama biologizzazione, cioè un tipo di deumanizzazione per cui l'altro è visto come una malattia, come una peste, come un virus, come un'epidemia e così via. Tu sei una peste o tu ci stai portando le malattie, eccetera, qualcosa che è sempre stato detto, no, nella storia, e che spesso è stato usato come modo per ostracizzare un'altra persona o un altro gruppo, per marginarlo, per porlo fuori da quella che è la comunità, no? Se noi leggiamo il Mein Kampf, per esempio, nel Mein Kampf Hitler usa tantissimi termini biologizzanti, tantissime metafore biologizzanti nei confronti degli ebrei. Dice che sono dei virus, delle malattie, delle pestilenze, degli aborti, proprio c'è un campionario di termini di questo genere. Parlavo prima degli episodi nei confronti dei cinesi, ma sono stati documentati tutta una serie di episodi, per esempio in epoca più recente, quindi un paio di settimane fa, nei confronti degli italiani. Io so di alcuni episodi che sono successi, per esempio in Inghilterra, in cui il virus erano gli italiani, cioè sono stati appunto ostracizzati, marginalizzati, oggetto di aggressività degli italiani in quanto possibili portatori della malattia, del virus, in quanto possibili untori. Ecco. Noi
con dei colleghi di Milano Bicocca stiamo un po' studiando questi fenomeni, perché ci siamo occupati in questi anni di deumanizzazione e abbiamo fatto un paio di rilevazioni attraverso dei questionari online e abbiamo visto che effettivamente nella prima fase dell'epidemia i cinesi venivano biologizzati, ma continuavano ad essere biologizzati, quindi a essere trattati come portatori di malattie anche i nordafricani, per esempio, che è uno dei gruppi oggetto di stereotipi, di pregiudizi, di deumanizzazione. Nella fase successiva, invece, quando la malattia si era ormai diffusa molto, soprattutto in Lombardia e comunque in Italia, gli stessi italiani venivano biologizzati, quindi c'era come una sorta di autobiologizzazione, cioè noi stessi siamo portatori di virus, noi stessi rischiamo di diventare i virus nei confronti degli altri, che è un fenomeno interessante che è stato finora direi decisamente poco studiato e così che può essere interessante rilevare. Insomma, effettivamente questa pandemia ci pone di fronte anche a dei fenomeni abbastanza nuovi o che perlomeno erano stati poco colti fino a questo momento storico, per esempio dalla psicologia sociale. Molto interessante, penso invece a una notizia che leggevo, il fatto che invece in Cina sono gli africani chi è di origine africana ad essere ostracizzato e vittima di aggressioni perché è indicato come portatore di virus, cosa che non ha appunto nessun tipo neanche di fondamento. Questo perché spesso chi viene ostracizzato in questo modo già faceva parte di un gruppo poco amato, diciamo così, e questo è successo recentemente, se non ho capito male, perché c'è la paura di una nuova ondata, no? Di un nuovo contagio, e pur avendo subito in prima persona la cosa, comunque si tratta di nuovo questo meccanismo che il contagio te lo porta sempre chi viene da fuori, e quindi in questo caso era questo capro espiatorio, perché a questo punto possiamo parlare proprio di capro espiatorio, è stato individuato negli africani. Bene, e vorrei farle un'ultima domanda sulla distanza sociale. Noi adesso ci stiamo finalmente, speriamo, avviando a questa fase 2 che dal 4 maggio dovrebbe iniziare a permetterci di piano piano ritornare a una nuova normalità, dove comunque molte cose sono cambiate e cambieranno. In primo luogo la distanza sociale, il fatto che dovremo stare tutti a un metro di distanza, dovremo tutti indossare le mascherine. Addirittura ieri il Premier Conte ha dichiarato che dobbiamo stare attenti a vedere i nostri familiari perché potremmo contagiarli o essere contagiati, quindi un po' io sento che un po' si voglia diffondere questa paura del contagio. Alla fine, per avere una maggiore precauzione, in realtà siamo tutti molto più timorosi. Quindi, in che modo questa nuova distanziamento sociale, queste nuove regole impatteranno sulla società e sulla nostra vita? Questi effetti della distanza sociale, che forse più che sociale dovremmo chiamare fisica, sono degli effetti che richiedono molta attenzione, secondo me, che dovrebbero essere analizzati e soppesati, perché noi siamo degli animali sociali, questo sarà a dire appunto
da Aristotele in poi sappiamo di essere degli animali sociali e comunicazione e relazione sono degli aspetti cruciali della nostra stessa esistenza. Per cui proprio direi che tutta la storia della psicologia, da quando possiamo dire che la psicologia è diventata una disciplina scientifica, hanno messo l'accento su questo, no? Su questa noi esistiamo perché esistono gli altri, noi costruiamo il nostro sé, l'idea che abbiamo di noi stessi in base alla relazione e lo sguardo dell'altro che ci fa vivere, no? Che ci insegna a comunicare, che ci fa vivere, eccetera. Qui i riferimenti sarebbero tantissimi. C'era una bellissima frase di Mead che diceva che la mente umana nasce nella comunicazione e soprattutto nella conversazione con l'altro, ma che è una conversazione, lui metteva l'accento non tanto sul verbale quanto sul non verbale. Il bambino impara ad essere nel gesto della madre che lo cura, no? Quindi la vicinanza è qualcosa di costitutivo dell'essere umano, diventa qualcosa di costitutivo della stessa mente umana, della possibilità di relazionarsi, di interagire, di comunicare e così via. Uno dei contributi più importanti degli ultimi decenni è la teoria dei bisogni di appartenenza di Baumeister e Leary, i quali ci hanno detto che questo bisogno di appartenenza è qualcosa di fondamentale dell'essere umano, appunto, e di universale, cioè qualcosa che troviamo in tutti gli esseri umani e ha delle ragioni che derivano proprio dalla possibilità di esistenza stessa della specie umana, del genere umano. Allora, quando questo bisogno di appartenenza non viene soddisfatto, tutti noi proviamo un'esclusione sociale, no? Proviamo un sentimento di esclusione che genera dolore. E il dolore sociale è altrettanto importante, altrettanto forte del dolore fisico. Noi non esistiamo, come dicevo prima, senza lo sguardo degli altri. Potrei citare a questo proposito un libro bellissimo che è L'uomo invisibile di Ralph Ellison, che è stato scritto negli anni 50, ma che ci comunica proprio questo sentimento, quanto è difficile vivere quando ci sentiamo invisibili agli altri, quando gli altri non ci vedono, no? Tanto è vero che quando siamo in questa situazione patiamo delle conseguenze molto importanti, che sono delle conseguenze che possono arrivare alla depressione vera e propria. Quando c'è una vera esclusione sociale, questo è stato provato definitivamente, mi verrebbe da dire, abbiamo addirittura una caduta della speranza di vita, quindi la possibilità di vivere viene proprio a mancare o comunque viene incisa proprio radicalmente. Allora, noi abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo una situazione in cui i legami sociali, i nostri bisogni di appartenenza sono stati feriti in qualche modo, perché siamo stati reclusi, abbiamo avuto meno rapporti con gli altri e questo, appunto, come lei diceva, durerà ancora per parecchio tempo, perché certo cominceremo a uscire, ricominceremo a lavorare, però dovremo tenere le distanze, no? Fisiche, se non altro, dovremo tenere molto tempo la mascherina sul nostro viso, dovremo interagire con gli altri e questo penalizzerà le nostre interazioni, perché l'interazione con gli altri non è solo un'interazione verbale, è anche importante guardarsi. È molto importante lo sguardo, le emozioni le trasmettiamo moltissimo attraverso l'espressione del viso. Se io porto la mascherina, le mie emozioni saranno molto più difficili da essere lette da un'altra persona.
questo rischia di incidere anche sul sentimento di empatia, per esempio, no? Io capirò meno degli altri, mi sarà più difficile entrare in comunicazione profonda con l'altro. Ora è vero che tutto questo ci è successo in un periodo in cui abbiamo potuto usare internet, abbiamo potuto usare questi aiuti tecnologici che hanno in buona parte, ci hanno aiutato in buona parte a sopravvivere in questa situazione e a continuare ad avere rapporti con gli altri. Però è anche vero che non va tutto bene con internet. Tutti coloro che si sono occupati delle relazioni, diciamo, in internet, ci hanno messo in luce che queste relazioni possono sostituire le relazioni reali, no? Faccia a faccia, eccetera, ma solo fino a un certo punto, perché comunque in internet si crea quando siamo collegati, insomma, sulle reti, si crea una situazione diversa. Per certi aspetti la relazione è meno costosa, perché io non ho così bisogno di controllare tutto di me stessa, come quando sono effettivamente in presenza con un altro, no? La mia ansia sociale può essere minore, quindi, in questa situazione. Però è anche vero che molto spesso la relazione resta più superficiale, diventa meno profonda o rischia di essere meno profonda. Quindi sono delle soluzioni positive, assolutamente, sono state importantissime nella nostra vita in questo momento, però sono delle soluzioni che hanno anche i loro limiti e che soprattutto io penso che questi limiti possano venire fuori sulla lunga durata, diciamo. Ci sono due aspetti in particolare che io metterei in luce. Il primo è che tutta la letteratura che si è occupata di questo mette in luce che c'è un problema di dipendenza, no? Che è dovuto a internet, e quindi noi rischiamo di creare delle dipendenze e che queste dipendenze poi continuino nella fase successiva e che siano delle dipendenze che continuano soprattutto nelle persone, anche qui una volta di più direi, che hanno più fragili, nel senso che hanno meno capacità sociali, che hanno anche minor capitale sociale, cioè minor capacità in qualche modo di relazionarsi, di connettersi agli altri, eccetera. E questo rischia, quindi c'è un rischio in qualche modo di isolamento che si mantenga poi nel tempo, no? Un certo isolamento, o che questo isolamento contribuisca a una certa solitudine della persona. L'altro aspetto negativo che io vedo è che le persone che in qualche modo rischiano di sentirsi escluse o di sentirsi particolarmente sole in questa fase, pensiamo per esempio a tutte le persone che effettivamente vivono sole, che sono state recluse da sole in questa situazione o che vivono all'interno di nuclei familiari disfunzionali, tutte queste persone in queste situazioni possono divenire più suscettibili a determinate influenze sociali e quindi essere più facilmente persuase, diventare più conformiste, scaricare sugli altri determinate tensioni che sentono, l'ansia, la tendenza alla depressione, eccetera. Questo può essere esasperato nella seconda o nella terza, quello che sarà fase che stiamo affrontando, perché la prima fase è una fase in cui ti senti comunque parte del gruppo e magari ti identifichi molto con un gruppo che sta rispondendo bene all'epidemia o che tenta di mettere insieme tutte le forze, no, per rispondere all'epidemia. Però le fasi successive, nelle emergenze, noi sappiamo che le fasi successive sono quelle più difficoltose,
cioè sono quelle in cui rischiano di venire fuori di più le fragilità e le tensioni sociali. Per cui sì, bisognerà imparare tutti noi a fare molta attenzione a queste cose, a fare anche attenzione, e credo che si possa imparare, perché l'essere umano è un essere che è capace di imparare a comunicare meglio nonostante queste difficoltà di comunicazione che avremo, ecco. Però è qualcosa su cui bisogna, secondo me, fare attenzione. Non è una cosa che possiamo dare per scontata, non è una cosa da così, cerchiamo di guardarla da vicino, ecco. Sì, grazie, grazie molte e assolutamente è importante sapere dove si nascondono i potenziali problemi per poter cercare di affrontarli prima che esplodano. E soprattutto in questa crisi, forse l'unica nota positiva è quella di cercare di vedere questa crisi come un'opportunità per un nuovo cambiamento e per una ricostruzione della società partendo dalle cose che erano sbagliate. Forse questo nuovo sentimento, se mai ci sarà, io me lo auguro, può rafforzare di nuovo quella fiducia nella società, nelle istituzioni, in qualcosa che possiamo costruire tutti insieme migliore di quello che abbiamo lasciato. Sì, io sono assolutamente d'accordo. Credo che forse ho posto l'accento più sui pericoli, perché credo che dobbiamo fare attenzione, no, sui possibili pericoli di questa situazione. Possiamo anche vederne degli aspetti positivi, possiamo dire che abbiamo un'occasione, un po' alla Machiavelli, no? Il principe era quello che sapeva cogliere le occasioni. Noi qui abbiamo un'occasione, ed è l'occasione di ripensare alle cose che non funzionavano. Il discorso che facevamo prima era quello delle disuguaglianze, ma pensiamo alle tematiche ambientali, per esempio. Ci sono molte cose nelle nostre società che non funzionano. Questa riflessione che ci viene un po' imposta dalla pandemia potrebbe esserci utile per ripartire in un modo un po' più pensato, no? Che pensi, noi sappiamo che la pandemia ha qualche cosa a che fare, per esempio con le problematiche ambientali, sappiamo che probabilmente incide di più in alcune situazioni. Questo potrebbe essere l'occasione per ripensare tutte queste problematiche e anche per ripensare le nostre interazioni sociali, il discorso della disuguaglianza, eccetera. E con questo ottimismo per la costruzione di una società migliore, direi che possiamo lasciarci. La ringrazio moltissimo per essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ci vedremo, speriamo, a Padova dal 12 al 15 novembre al Festival della Salute Globale, organizzato dagli editori La Terza con il Comune e l'Università di Padova. La prossima diretta su Global Health Now lunedì prossimo sarà con Emanuele Capobianco, direttore dell'area salute della Federazione della Croce Rossa e Mezzaluna Internazionale. E con Leocono e Grazia Sisti, medico, esperta di salute globale e consulente del festival. Grazie di nuovo, professoressa, grazie a tutti voi e alla prossima. Arrivederci.